Non sento la tua voce! Non sento la tua voce, Dio! Non la sento più! Ma che te lo fa fare, Silvio? Quella è un'inchiesta pericolosa. Non sei preoccupato per te, per tua moglie, per le tue figlie? Fai un bel sorriso, su. E per il tuo forestale. Maresciallo, questo si chiama barba. Fatti la barba, barba. Certo. Dimmi, come devi dire? Abbiamo fatto quelle verifiche sulla vittima. Aveva ragione lei, c'è una cosa strana. Wenn ich nicht weiß, wer der Mann ist, auf den ich mein Geld setzen soll, kommt das nicht in Frage. Stai guardando. Biancaneve. E ti sta piacendo? Mi piace tanto. È bella Biancaneve. Tu che sei, scusa? Barba. Ah, non ti avevo riconosciuto. Ti sei tagliata la barba. Me l'ha detto lei, maresciallo. Ah. Però stavo meglio prima, adesso c'è una faccia, non lo so. Dimmi, dimmi. Il risultato sulle pasticche di Adelaide Campello. Erano finte, erano solo palline di zucchero. E poi, guardi qui. Un matrimonio impuro. Resta sbagliato sia per un pescatore che per l'uomo più ricco di questa terra. Nessuna pietà per un uomo talmente vile da dividere letto con la donna di suo fratello. Nessuna! Ti prego, riprova. Pietà! Forse si è dimenticato. Sapeva che i prelievi sarebbero stati oggi. Potete cominciare voi a fare i prelievi. Vi accompagna Sandra. Perché? Tu dove vai? A cercare Stefano. Prego, da questa parte. What could be causing such a storm? I don't know. Senti, ci sarebbe un mio cliente già pronto a farti una proposta. A me? E che proposta? Un lavoro nuovo, pagato bene. E poi lui ha tanti contatti in America, lì ci sono cliniche specializzate nei casi come quello di tua moglie. Non posso. Ho sempre pronunciato parole di verità e continuerò a farlo. Ma vinceremo sempre noi. Perché noi abbiamo tuo figlio. Sai bene che quelle navi le avrei dato ugualmente per proteggere Venezia dai suoi nemici.